Bene. Allora, il bello della diretta, siamo naturalmente, sono le 20:25 per chi ci segue in diretta, ha fatto un'incursione prima perché era davvero appena arrivato, aveva ancora il fiatone. Pino Scotto è tornato a trovarci questa sera nel nostro studio di Evergreen, speciale Rock the Night. Ben trovato Pino. Adesso Ciao, ciao a eccoci tutti. qua, guarda, abbiamo anche un Rock the Night sullo È un sfondo piacere speciale. essere qua con voi, veramente. L'altra volta mi sono trovato benissimo. Poi l'ultima puntata non potevo mancare, Esatto, no? esatto. Questa maratona. Sì, l'abbiamo così, ma è stata da un'idea di Beppe Barbati di dedicare tutto il giorno. Noi abbiamo questo Rock the Night tutte le sere dalle 22 alle 23, un'ora di rock che poi nel fine settimana raddoppia, sono 2 ore. Invece è proprio per anticipare anche la tua presenza di questa sera, siamo partiti alle 9 di mattina, solo rock, quindi Grande. un palinsesto rivisitato proprio per questa giornata speciale. Allora, Pino, Niente, torni da noi io con un po', con qualche novità, tra sono l'altro. gasatissimo perché domani parte il tour. Anzi, aspetta che ho la mia agenda, quella elettronica. Sai che Sì, io vediamo. sono. Tira fuori il tablet. Ecco il suo tablet. Non è Domani caso. sera, che è 27 aprile, sono prima data del codice KO, è così che si chiama l'album. Sì. San Martino di Lupari, provincia di Padova, al Garage Club. Il 29 aprile a Lumonferrato ad Alessandria, al Mefisto. 30 aprile a Romagnano Sesia, provincia di Novale, Rock and Roll Arena. 5 maggio a Bolzano, al nuovo Rock and Roll Club. 18 maggio a Roma, Jailbreak. 19 maggio, Alti Prate, in provincia di Avellino, al Chromazone. Quindi, Comunque, per le mie date, pinoscotto.it. .it. E Io quindi. oggi avrei voluto portare il video, L'ultimo realizzato, l'ultima creazione, diciamo. l'ultimo, ma siccome nel mio disco c'è un po' di collaborazioni, quella di cui vado veramente più fiero è quella con Edoardo Bennato. Edoardo Bennato che è proprio in quel Altro che video Vasco qui. Rossi e Ligabue. Edoardo Beh, Bennato. Edoardo Bennato ancora coerente con i suoi testi, parla sempre di sociale, anche in modo ironico, che non è facile. Sono pochi in Ha più Italia voce quella. di quando aveva 20 anni, grande Edo. Bene. Sono andato a Napoli e abbiamo fatto questo video, un video più semplice possibile, in modo che venisse fuori proprio la Quindi canzone. lasciamo un po' in attesa anche il pubblico, ma nel giro di una settimana o poco più Sicuramente, potremo anche noi sicuramente. avere questo video, lo potrete richiedere e lo metteremo in archivio. Sicuramente, io già domani ve lo mando, nel giro di un paio, 2 o 3 giorni lo potete Perfetto. passare. Benissimo, abbiamo anche questa possibilità, ecco, di avere direttamente dal protagonista il nuovo videoclip appena E visto realizzato che ci presto siamo, presto. la chiudiamo lì. L'album Sì. nuovo si chiama Codici KO. Naturalmente i testi sono sempre quelli incazzati, che parlano di sociale, di tutti quelli. Eccolo qua, questa è la Ah, copertina. aggiornatissimi, ecco, Sono ringraziamo la io in regia. questa stanza proprio con l'angoscia di questa società che ti opprime, no? Ti tappi le orecchie perché non ne puoi più di sentire. Codici KO che parla in questo paese dove la Costituzione se la scrivono, se la cantano e poi l'ha mandata tutta a puttane. E se la Si sono cambiano. fottuti i codici, le leggi, la Costituzione e intanto fanno quello che vogliono e c'è un paese messo in ginocchio. Il CD Probabilmente. contiene 11 brani inediti. Più un CD live registrato a Codroipo durante il tour del 2011, registrato in agosto, e poi uscirà anche una versione in vinile dove ci sarà un brano in più, saranno 12. Perciò mi raccomando, non scaricatelo come fate di solito, compratelo. Comprate l'originale, e ve lo dice Pino Scotto, quindi Compratelo. comprate l'originale. Però il nostro pubblico è molto attento, ama la musica, ama questo genere musicale, quindi sicuramente ascolterà il tuo consiglio. Allora io chiedo un'informazione, se possiamo, perché vedo le linee occupate, quindi possibilità di parlare con il pubblico, apriamo le nostre linee Apriamo, telefoniche, poi apriamo. musica, arriverà un po' di metal per l'amico Amedeo, abbiamo già selezionato il video. Andiamo per ordine e sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto, ciao, sono Andrea da Sovesina. Ciao Andrea, abbiamo qui Pino Scotto, c'è la possibilità di parlare anche con lui questa sera. Ciao Pino, volevo salutare anche te. Ciao, ciao Andrea. Grandissimo. Piacere mio. Volevo una cosa, volevo chiedere a Pino con gli anni dove trovi ancora la voglia sempre di andare avanti. È la fede nel rock and roll, è la rabbia per poter finalmente, magari, poter avere un po' di dignità, un po' di giustizia in questo paese. Continuiamo a combattere finché ce la facciamo. Anche se mia mamma dice chi vive sperando muore cagando, comunque.
E non lo dice solo tua mamma, Pino, lo dicono in tanti. Dobbiamo crederci, Andrea, bisogna crederci, continuare a crederci. Andrea, allora, visto che sei in diretta, se vuoi fare la tua richiesta musicale, questo è il momento giusto. Io volevo sentire Ziggy Stardust di David Bowie. Di David Bowie. Bellissimo brano. Va bene, io prendo nota di tutto, sai che siamo in diretta fino alle 10, che probabilmente non riusciremo a accontentare tutti, però intanto noi Ok. vi accogliamo molto volentieri. Grazie Andrea. Ciao, un saluto anche da mio figlio Elvis. Ciao, Va bene, ciao, ciao, grazie. ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Continuiamo con le telefonate, non li lasciamo molto in attesa. Pronto? Questo è scappato, avevo visto un lodigiano dall'altra parte del telefono. Adesso lampeggia tutto, da zero ce ne sono due quando mi dai il segnale giusto sulla linea da scegliere, perché si intasano facilmente le linee quando arriva Pino. Allora andiamo sulla 1. Pronto? Ciao, sei in diretta. Mario, Mario da dove? da Milano, zona Baggio. Zona Baggio, Milano. Ciao Mario. Ciao Pino, grande Pino. Ciao, ciao. Parla pure, con Si può Pino. alzare un po' la voce della diretta da fuori? Sì, in effetti sentiamo poco in studio. Prego Mario, parla. Ma io volevo chiedere a Pino, che ho ascoltato un cantante, si chiama Jorn Lande. Grande, grande vocalist. Lui ha partecipato a un sacco ha fatto un sacco di collaborazioni. È veramente bravo. Ok, poi se volevo richiedere una canzone dei Gotthard, qualsiasi brano. Io prendo nota della tua richiesta, poi cerchiamo I sempre di Gotthard, sai accontentare. che si sono riformati con un nuovo vocalist? Ho sentito che deve uscire anche l'ultimo tra un po'. Sì, è già pronto. Verranno da me a Rock TV, mi sembra, fra un paio di settimane. Ah. Hanno preso un vocalist nuovo, bravo, bravo. Ho già sentito il cantante nuovo? Assomiglia a lui? No, no, non molto. Fortunatamente non molto, ma non perché Steve non era bravo, perché non è giusto. Perché se prendo un nuovo vocalista è inutile prendere uno che fa il karaoke, come cercano di fare di solito. Bisogna prendere un cantante con un'altra attitudine, con un'altra vocalità, e loro l'hanno fatto. Certo. Ok, Mario, avevi qualcos'altro da aggiungere? No, volevo un grandissimo saluto a Pino e poi io sono un taxinaro, se lo becco in giro la posso pagata dove vuole. Ah, ecco, c'è la corsa pagata a Milano col taxi. Vabbè, non soltanto a Pino, dai, voglio Ciao dire. Mario, Grazie grazie. Mario. Ciao, viva anche la categoria taxi, taxisti, eccetera, che sono in giro tutta la notte anche e che perché no, ci seguono e amano la musica rock. Sentiamo un po' chi c'è in linea, pronto? Pronto? Mamma Lisa. Annalisa, sei la nostra affezionatissima di Cremona. Sì. Dimmi, Annalisa. Veramente adesso sono a casa a Gabbioneta, un paese Sì, a vicino. Gabbioneta, certo, che è poco distante da Cremona. Fai pure la tua richiesta, Annalisa. Allora, volevo il video Because the Night di Patti Smith, Because the night. Yes. prima della fine della trasmissione, dall'inizio alla fine. Annalisa, Guarda che Annalisa. c'è Pino che ti parla. Annalisa, sai chi l'ha scritto questo brano? L'ha scritto apposta per lei. Lo sai di chi è sto brano? A quanto pare no. No. Questo brano l'ha scritto Bruce Springsteen, apposta per lei. Il grande boss. Allora, insomma, dobbiamo sentirla stasera. Bellissimo brano, Fa Because molto Night. brava, infatti. Bene, bene, ottima scelta Annalisa, grazie. E tra l'altro coerente anche con la nostra serata, quindi Annalisa, brava. Fatti sentire ancora, alla Ciao prossima. Annalisa, Ciao, ciao. grazie. Annalisa ci chiama tutte le puntate, quindi non manca Fedele. mai, fedelissima. Continuiamo con le nostre telefonate, pronto? Sì, salve. Ciao, chi sei? Matteo, Ciao, sono Matteo da Milano. qui c'è Pino Scotto che ti ascolta. Ciao Matteo. Sì, volevo parlare con Pino, volevo chiedergli, ma perché c'è le corna sulla maglietta? Le corna, non sono corna questa. Questo è il logo dell'MP, del merchandising. E poi comunque questo è il saluto metal. Ah, il saluto metal. Sì. Che non sono proprio corna, proprio, capito? Ah, non so, e il dito cosa vuol dire? Sarebbe una roba tipo I love you. Hai capito? Ah, I love you.
Quindi non sono corna, Matteo. Insomma, è passione, passione per il rock and roll, per la giustizia. Certo, perché io ti vedevo sempre su Rock TV ogni tanto così. Comunque grande Pino, dai. Grazie, grazie di cuore, veramente. Matteo, vuoi, cioè, hai un artista preferito, un gruppo, vuoi fare una richiesta, vuoi riascoltare qualcosa? No, io ho chiamato esclusivamente per parlare con Pino. Ecco, okay. E allora guarda, è stata l'occasione giusta, Matteo. Grazie. Spero di vederti a qualche concerto. Quando vieni dalle parti di Milano. Pino. Ciao, ciao, ciao. Ciao Matteo, ciao. Allora, mi dicono ultima telefonata e poi andiamo con il video e datemi anche qualche indicazione sul prossimo video che mi sfugge. Ah no, era per l'amico Amedeo. Pronto? Pronto, ciao, sono Marilena da Meda. Marilena, ciao. Ciao Marilena. Ciao. Pino Scotto, ma quanto sei avanti? Quanto sei avanti, Pino Scotto? 63 ottobre. Più avanti di così, Marilena. Non ha segreti, Pino. No, no. Lo so, poi lui è napoletano come me, nato a Monte di Procida. Yes, e sono stato a Napoli venerdì. Venerdì che c'era la festa, cos'era, la festa della terra, no? Sì, il giorno, la giornata mondiale abbiamo fatto della un terra. Concerto, abbiamo fatto un concerto a Napoli, a Fuori Grotta esattamente, mm-hmm. A Pala Partenope, c'era anche Angun con noi, bellissima, una voce stupenda. Sì, sì, sì. E siamo andati giù col progetto Rezofonic, sai che io, oltre al mio, faccio anche il progetto, faccio parte del progetto quello per l'Africa, dove facciamo i pozzi d'acqua in Kenya. In Kenya, sì. Ho yes. Ma Pino, quando è che vieni a Milano? Guarda, parto col tour, volevo fare qualche... Faccio un paio di date. Vai sul mio sito pinoscotto.it. Ho già visto che sei a Novara. Il 3. Sì, ma faccio qualcosa anche a Milano in giugno e aggiorneremo le date, penso, fra una decina di giorni. Per adesso ci sono solo quelle di fine mese e maggio. Molto bene, poi ti saluta anche mio marito, che lui è timido, non viene al telefono, saluto io per lui. Come si chiama tuo marito? Ampelio. Ciao, ciao, un saluto anche a te. Ciao, ciao, ciao. Ciao ragazzi, ciao Pino. Buona serata, ciao, in diretta fino alle 10, fino alle 22 questa sera. Allora, andiamo con un'altra telefonata, vediamo un po' chi c'è sulla linea 1. Pronto? Pronto, ciao, sono Gabriella dalla provincia di Lodi. Ciao Gabriella. Ciao Gabriella. Un saluto carissimo a Pino Scotto. Grazie. Anche a te. Sei grande. Grazie. È un onore parlarti. Un piacere mio. Un sicuramente piacere. Ti avrebbe salutato volentieri anche mio marito. Salutalo. Salutalo da parte mia. Grazie. E da parte di Evergreen. Gabriella. Grazie, grazie. Cosa ti spinge a chiamare questa sera? Vuoi anche, oltre naturalmente ad aver salutato Pino Scotto, anche fare una tua richiesta musicale se vuoi? Sì, un pezzo dei Saxon. Sì. Back on the Street. Va bene. Pino. Back on the Street. Grazie. Sì. Saxon. Grazie a te Gabriella per la tua telefonata. Ciao, e continua Gabri. A seguirci. Molto bene, allora stop alle telefonate, abbiamo salutato Pino, tra l'altro insomma fa arrivare molte donne al telefono, questo funziona sempre, quindi è una cosa in più che ci fa piacere. E noi torniamo alle richieste musicali. Parlavamo prima di questo video realizzato in un Live Aid di qualche anno fa. Gruppi metal che negli anni 80 si sono messi insieme. Sì, è stato Ronnie James Dio proprio quello che ha avuto l'idea. No? Sì. Dopo Live Aid lui ha detto, allora, facciamolo anche noi qualcosa. Facciamo anche noi qualcosa del settore metal. Ecco, adesso noi dovremo riconoscere tutti i volti che vediamo in questo video. Ce ne sono tantissimi, ce ne sono tantissimi. Tutte le stelle della musica. E allora questo video ce l'ha richiesto Amedeo dalla provincia di Bergamo, subito accontentato, vedi, l'avevo visto una notte guardando Evergreen, ci ha dato qualche dettaglio e noi gli abbiamo trovato il video. Quindi Amedeo, questo è il tuo video. Lunghissimo questo video. Minchia, c'erano tutti là dentro. Judas Priest, Iron Maiden, Quiet Riot, c'era Malmsteen, c'era Goff Tate, The Queen's Reich, c'era, chi altro c'era, Night Ranger... C'erano tutti. Comunque tutti. Queste cose non capitano quasi più. Purtroppo. Poi purtroppo. Sicuramente non andavano tutti d'accordo, nemmeno all'epoca. No, ma quando ci si trova per queste cose c'è la solidarietà e basta. Quindi... Ma poi è bello ritrovarsi, perché è gente con cui non puoi mai collaborare. Invece la cosa più bella è collaborare con altri musicisti. Certo. Beh, questi divieti vengono probabilmente dalle case discografiche. No, ma anche tante gente che se ne sta nel loro orticello. Ah, proprio. Ok. Io ho successo, chi se ne frega degli altri.
Invece non ha capito che la cosa più bella è condividere, collaborare con gli altri. Si impara, c'è sempre da imparare. E poi escono degli ottimi risultati, quindi. Sicuramente. Meno male che esistono ancora questi reperti, questi video che noi abbiamo e che mandiamo e che il pubblico richiede. Adesso torniamo un po' ai giorni nostri con l'attualità di Pino Scotto e i videoclip anche che tu ci hai portato recentemente. Cosa abbiamo scelto per il prossimo video? Ma questo blues, questo blues. Okay. Sì, mi hanno fatto un messaggio. Questi sono i, ma a quello del messaggio. Ah, ok. Tu vai pure, Pino, perché io devo andare a recuperare questo. Niente, mandiamo un mio video adesso. Sì, allora, ti stavo chiedendo quale. Mandiamo Dio del Blues. Dio del Blues. Dio del Blues. Fa parte del... Questo faceva parte del primo album dopo la storia dei Vanadium. 91, il grido disperato di mille band, quando ho cominciato a cantare in italiano. Poi comunque l'ho rifatto, quando ho fatto Datevi Fuoco, l'ho rifatto quando ho, in ogni brano ho chiamato qualcuno a collaborare. Questo brano l'ho fatto con i miei fratellini e ho cresciuto io, le vibrazioni. Ecco, molto bene. Allora, no, c'era un motivo perché mi ha fatto quel cartello, perché abbiamo un certo Damien che ci scrive sulla bacheca di Facebook e la nostra bacheca è affollatissima di amici, chiaramente, e sanno già da tempo che stasera ci sarebbe stato Pino Scotto, quindi ci sono state sempre delle discussioni, eccetera, sulla nostra bacheca, e Damien ci scrive una serie di cose che gli sono successe nelle ultime ore non molto positive, e quindi... Madonna, senti un po', allora, ho la febbre da 2 giorni a 39. Stamattina mi è arrivata una multa per eccesso di velocità, 95 invece di 90, totale 70 euro di multa. E poi dice, sono veramente giù, ma almeno stasera ci sarà Pino Scotto ad allietare la mia serata. Potreste mandarmi in onda un video a scelta e quindi noi vogliamo dedicare un tuo video. Quindi va bene, dai. Facciamo questo lo video, Pino Scotto Damien. Le vibrazioni. Ciao Damien, mi raccomando, se vuoi farti sentire chiamaci, così ti salutiamo. Dio del Blues. Vai. Credo che non ci sarà mai uno spazio per questo genere di musica in Italia. Yeah. Not a drop of-
11 anni di grandi classici, 11 anni di ricordi ed emozioni. Festeggia con noi 11 anni di Evergreen, venerdì 27 aprile al Dancing Impero di Codogno. In console Beppe Barbati, Giovanni Mix, Tony McKenzie e tanti altri vi faranno ballare la più bella musica degli anni 70, 80, 90 e di grandi classici del rock. Presenta Gianluca Savoldi, anima la serata Sammy Varin. 11 anni di Evergreen, venerdì 27 aprile al Dancing Impero a Codogno, Lodi, strada statale 234, a 3 km dal casello Casal Pusterlengo dell'autostrada 1. 11 anni di Evergreen, venerdì 27 aprile al Dancing Impero di Codogno, dalle ore 22.30. È consigliata la prenotazione al 366-277-8517. La serata sarà ripresa dalla nostra emittente. Eccoci qui, intenti a vedere la nostra festicciola. Domani sera tutti all'Impero di Codogno. All'Impero Codogno, di Codogno. Pusterlengo, insomma, da queste parti. Se no, se volete venire a Padova domani sera, vi fate 400 km a piedi. A piedi? Non in macchina. No, con il treno anche eventualmente. Poi non sei proprio Padova, una località. Sì, Tira fuori il tablet così. E ricordiamo qual è la prima San data. Martino di Lupari. Di Lupari, in provincia di Padova. Sentiamo un po' chi c'è al telefono, così non gli facciamo spendere i soldi, che non è il momento giusto per buttar via i soldi con la Vodafone, con la Telecom. Pronto? Pronto, ciao, sono Alessandro da Milano. Alessandro, ciao, sei in diretta con Evergreen e qui abbiamo Pino Scotto. Ciao Alessandro. A tutti, soprattutto a Pino, che l'ho visto quest'estate a Milano. Volevo innanzitutto chiedere It's a long way to the top of the rock and roll degli SDC. Non so se avete capito. No, io no. Cioè, vorresti vedere questo video? It's a long way to the top. Ah, it's a long way to the top degli SDC. Ok, questa. SDC. Sicuramente ce l'hanno, figurati. Poi volevo chiedere a Pino cosa pensava di Joe Bonamassa. Grande Joe Bonamassa, grande. A me piace molto perché lui, oltre a essere un bluesman, perché lui prevalentemente è un chitarrista e un cantante blues, ma quando scrive esce dal blues, le fa diventare canzoni. Poi sai che ha fatto questo progetto con Glenn Hughes, che si chiama Black Country Communion, dove c'è il figlio di John Bonham alla batteria. Sì. E hanno fatto due album già, hanno fatto, grandi. Io l'ho visti dal vivo, eccezionali. Io mi piacerebbe vederlo, mi piacerebbe anche venire magari qua a Romagnano Stesia, che è vicino a me. Che non ci vengo a vederti ancora. Ciao, buona serata, grazie ancora. Ciao. Grazie Alessandro da Milano, grazie. Andiamo anche sulla 2, che c'è qualcuno in attesa. Pronto? Buonasera. Buonasera, chi parla? Sono Clamor e chiamo da Pavia. Ecco, ti ho già riconosciuto, affezionatissimo anche Clamor di Pavia. A giugno verrò a Pavia a suonare. All'aperto, immagino. Sì, c'è questo festival dove ci saranno un po' di vecchie band degli anni Ottanta. C'è questo mio amico che si chiama Paolo Scuri, un appassionato di rock anni Ottanta, che a Pavia ha un pub che si chiama Roadhouse. Mm-hmm. E lui a quest'anno organizza, lo ha sempre organizzato, poi si è fermato per qualche anno. Mm-hmm. E quest'anno organizzano, lo dovevano fare a Castello non so dove. Mi sembra che lo fanno a Boscaccio, a Bereguardo. Informati comunque. Dai, così se ama il rock. Non so. Beh, questa sera cosa ci vuoi richiedere, Clamor? Allora, prima di tutto volevo fare una domanda al Pino. Sì? Siccome che io la seconda volta che lo conosco, e poi volevo chiedere se la migliore musica rock è stata negli anni 70 o negli anni 80? Ah, la migliore musica che è stata... la prima... Io sono sordo. No, ma si sente male perché ci chiama dal cellulare. Tu parlavi di 70 o 80, quando è nata la musica migliore? 70 sicuramente. La prima? Sicuramente, non si discute. Negli anni 70 secondo me è stato scritto tutto proprio. Oh, anche io sono... Grazie, sono un fan degli anni 70. Qualche nome di artista 70? Ma ce n'è tantissimi, in quegli anni c'è stato Hendrix, Led Zeppelin, Deep Purple, Beatles, Rolling Stone, sono quelli che hanno messo le fondamenta al rock, quello vero. Poi ci sono un sacco di band di quegli anni, Grand Funk, Bob Seger, ce n'è tantissimi. Hai voglia? C'è solo l'imbarazzo della scelta. Esatto. E tu cosa scegli, Clamor? Cosa vuoi vedere stasera?
Allora stasera, proprio io, siccome che sono amatissimo di quegli anni lì, vedi se c'è una canzone di Eric Clapton. Sì, io prendo nota. Perché mi piace. Va bene, ok, Clamor, grazie per la tua telefonata e ci sentiamo alla prossima. Ciao, grazie. Buona serata a te. Molto bene, qui ce ne sono altre, sentiamo un po' chi c'è. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei? Ciao, sono Valentina, volevo fare un saluto a Pino. Eccolo ciao qui. Valentina. E probabilmente mi conosce perché sono la ragazza con i capelli colorati che abita sopra la Valerie Record a Milano. Ah, ho capito, lì dove c'è la mia etichetta. La Valerie Record. Sì, la vedo sempre lì al bar. Ecco, quindi ti rompo anche su Evergreen. Fatto bene Vale a chiamare, ci fa molto piacere che tu ci stia guardando. Scegli un bel video, dai Vale. Guarda, lo lascio scegliere a voi, per me va bene tutto. O magari uno dei tuoi. Solo visto per che fare un saluto a Pino. Ok, va bene. Va bene, grazie Valentina per la telefonata. Ciao Valentina. Ciao. Molto bene. Ecco, abbiamo parlato di Valerie Record, quindi di un prodotto discografico nuovo, lo ripetiamo perché qualcuno si sintonizza questo, anche alle 9. Questo disco qui è uscito in collaborazione con la Cramps. Sì? Cramps Valerie Record. Mm-hmm. E abbiamo fatto un gemellaggio questa volta, abbiamo unito le forze. Quindi dici che unendo le forze sicuramente, cosa è, sicuramente migliore, meglio. Il risultato migliore. Allora, andando a scegliere il prossimo video, se è il momento... Ah ecco, parlavamo di nuovo disco... per chi non l'avesse vista o si fosse sintonizzato soltanto adesso che scatta la seconda ora. Quello dietro la schiena è sangue proprio, eh? Sì, vabbè, dai, Pino, non è che crediamo a tutto. Con la frusta, bro. Codici KO è il titolo dell'album. Si trova già in giro? Già in questo momento? No. Se ero Ligabue c'era già, ci dovrebbe essere da oggi. Ma facciamo dai primi di aprile, dal 2 di aprile. Di maggio. Di maggio. Mica, io c'ho un rapporto col tempo, ragazzi. Con i mezzi. Io sono convinto che ho finito il militare ieri, sono passato 43 anni. Però stai meglio adesso di quando eri giovane, mi dicevi? Sì, sono più sereno, più tranquillo. Ok, fai quello che ti piace. Sicuramente. Perfetto. E non vado a scaricare camion in fabbrica. Hai fatto anche quello? 35 ecco. Anni ho fatto, altro fatto che anche quello. Allora, torniamo alla musica, alle vostre richieste. Andiamo ad accontentare un amico che ti ha parlato prima, Andrea di Soresina, che richiedeva David Bowie. Quindi il video Ziggy che abbiamo... Stardust. Bellissimo. Una scelta buona. Un brano che rimarrà nella storia per sempre. Sono quei classici che rimarranno nella storia per sempre. E allora ce lo riguardiamo insieme anche stasera. Ziggy Stardust e David Bowie. Eccoci qua. Secondo me questo, insieme a Space Oddity, sì, sono fra i due brani più belli. Che ha lasciato un segno. Sicuramente. Molto bene, allora, situazione tranquilla, quella telefonica in questo momento, video che vanno in base alle vostre richieste e ne abbiamo ancora da accontentare tanti amici stasera. Noi vi invitiamo a farvi sentire anche su Facebook, sulla bacheca, questo lo fanno quotidianamente, quindi stasera sono già preparati. Allora, dicevamo, collaborazioni importanti nel tuo CD. Collaborazioni importanti, ho fatto un brano con Bennato, un brano con i Modena City Ramblers. Mi piace contaminare queste cose un po' così, un brano con i The Fire, c'è Aida Cooper che ha cantato un brano con grande me. Grande voce. Grande Aida, che ha cantato un brano con me. Le chitarre le ha fatte il chitarrista degli Europe, Kim Marcello. Le batterie, Mike Terrana, batterista dei Rage, batterista americano dei Rage, che da un po' di tempo suona con Taria, l'ex cantante dei Nightwish. Mm-hmm. Bravissima. E effettivamente i Nightwish erano a Milano ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, sono andati a vederlo, oggi mi sono arrivati dei messaggi, bel concerto, ma la cantante non è brava come l'altra, perché Taria era veramente bravissima. E poi collaborazioni si chiudono. Tanta qui, gente, insomma. Sì, non vorrei che mi sfugge qualcosa. No, l'importante è che insomma il risultato è insomma prodotto Holly. Da Holly dei The Fire. Poi mixato a Vicenza, dove vado sempre di solito. Ecco. C'è uno studio a Rosà, in provincia di Vicenza, che si chiama Eight, come odio, Eight Studio. C'è questo ragazzo giovanissimo, si chiama Icio, che è bravissimo, secondo me. E l'hai registrato lì? L'ho mixato. Registrato a Milano, okay. E mixato a Rosà. Che è un lavoro importantissimo. Se, anche la fase se cercate del veramente un buon mix, ma anche registrare, andate a cercare questo studio, Eight Studio, a Rosà, in provincia di Vicenza.
Io c'è andato Pino Scotto, quindi non sto la facendo garanzia... io, non, ragazzi, io non prendo, non è che ha preso degli preso euro soldi, da questo hai capito? Incio, ecco. E voglio che voi, se veramente dovete fare dei prodotti, spendiate poco e andate da gente competente. Bene, perfetto, consiglio giusto anche per gli amanti della musica, ma di chi fa musica e che segue. Sicuramente. Poi sicuramente ce ne sono degli altri, Sicuramente. Io parlo di quelli che conosco io. Sentiamo chi c'è in linea con noi, pronto? Ciao, sono Daniele. Daniele, da dove ci chiami? Da Seregno. Da Seregno, ben trovato Daniele. Ciao Daniele. Ciao, volevo fare un saluto a Pino. Eccolo Ciao Daniele. Qui. Ti sento un po' moscio Daniele, rock and roll. No, hai, no, vai tranquillo. Hai appena finito di lavorare, c'hai cioè due maroni grossi così. abbastanza, anche quello è vero. Lo so. Allora, cosa vogliamo dire a Pino stasera? No, niente, volevo richiedere magari un bel video rock and roll anni 70, come piace a Pino. Sì, posso sceglierlo io? Fai pure. Abbiamo qualcosa del Gran Funk, adesso vi metto in difficoltà. Ecco, io aspetto un cenno perché ce lo devono comunicare. Gran Funk? Un attimo solo, così in tempo reale vi diamo... E il titolo? Ce ne sono tanti, cioè, Headbreaker, Are You Ready... Ma uno qualsiasi va benissimo. We Are American Band. Ma potrebbe piacere anche a Daniele di Seregno, cioè mettetevi sicuramente d'accordo, sì. Eh? Sì, sicuramente. Chissà, guarda. Altrimenti un video di Bob Seger, il grandissimo Bob Seger. No, qualcosa dei Rainbow, dei Deep Purple. Anche. E lì andiamo sul sicuro. Ma li volevo mettere in difficoltà. Infatti si stanno facendo un po' aspettare, quindi... Vabbè, non lo dobbiamo mandare subito, ce lo faranno sapere. Sì, sicuramente. Ce lo faranno sapere nell'archivio. Grazie Daniele. Ciao, grazie. Ancora un'oretta, un'oretta in nostra compagnia, quindi non cambiare assolutamente canale, perché di canali ce ne sono tantissimi, ma insomma rimani con noi. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei? Ciao, sono Eugenio. Eugenio da dove? Ciao, Eugenio. Da Milano. Ma sarà mica la tua voce che ti segue nella trasmissione? No. Senti, pronto? Sì, noi ti sentiamo bene, parla pure. Adesso ti sento. Volevo dirti, Pino sei un grande, prima di tutto. Ti ho visto due volte come supporter dei Deep Purple, a Cammarate e poi a Milano, qua al Palalido. Grazie. Fantastico il tuo concerto. Quindi, ascolta, volevo chiederti un video dei Deep Purple, poi volevo chiederti cosa ne pensi degli Uriah Heep? Non si parla mai di questo gruppo inglese Grandissima qua. Band. Gli Uriah Heep hanno avuto due grandi vocalist, il primo che è morto e il secondo John Newton, che è ancora vivo, ma non è più con gli Uriah Heep. E loro, questi sessantenni, ancora in giro a fare rock and roll, grandi. Sì, infatti. Grandi. Long live rock and roll, Pino Scotto, ti ringrazio. Ciao Eugenio. Grazie Eugenio, grazie. Probabilmente c'erano i bambini a letto che dormivano e quindi dobbiamo stare tranquilli. Allora, non li vogliamo svegliare, però noi continuiamo con le telefonate. Pronto? Pronto, tocca a te? Ti vedo. Io sono Camilla De Pasquale. Il tuo nome, scusa? Camilla De Pasquale. Camilla. Ci basta il nome. Quanti anni hai, Camilla? Ho 8 anni e mezzo. 8 e mezzo. Bellissimo. Allora, Camilla, tu ci chiami così alle 9 di sera perché abbiamo qui Pino Scotto. Conosci questo signore? No. Non lo conosci. Allora, come possiamo presentarti? Come un mito della musica rock. Ma tu ci chiami perché vuoi farci una richiesta rock? Sì. C'è mio papà che vuole... Uriah Heep Gypsy. Ah. Uriah Heep Gypsy è un brano dal primo album degli Uriah Heep, bellissimo. Ne abbiamo appena parlato. Ma il papà è un po' timido, che ha messo la Camilla a chiamare. Vabbè, come si chiama tuo papà? Passo. Ce lo passi? Sì. Grazie Camilla. La cosa in famiglia. Non per niente timido. Ah, ecco il papà. Buonasera. Perché ho 57 anni, conosco tutti quelli che conosce... Il qui presente? Qui di fianco a te. Hai una figlia stupenda. Proprio. Eh sì, una bella voce. Sì, è anche bella. Bene, ci fa piacere. Siccome proprio l'altra sera parlavamo con un mio amico, sì. Anche lui sui 52 anni,
E io da tempo, o per questione di lavoro o per altro, non riesco a trovare, anche per questione di tempo, non riesco a trovare gli Uriah Heep che mi hanno dato spunto tremendo quando avevo 12-13 anni, ero in dovevo solo lavorare disperatamente. Ecco. Allora volevo risentirli se ti è possibile. Tutto lì. Poi penso dopo che questo sia mio possibile. Amico mi dirà, dice che me li farà avere, però intanto sai... No, un video sicuramente lo si può vedere, anche perché li abbiamo già mandati, quindi sicuramente questi ci sono. Ah. Sì, ci sono, non mancano. Cerchiamo di accontentarti già stasera, entro le 22 noi siamo in diretta, quindi faremo il possibile. Va bene. Ci manca il tuo nome però, non abbiamo segnato il nome. Pasquale Franco. Franco Camilla. Va bene, grazie ciao, mille, buona un bacio serata. A Camilla. Ciao, buona serata. Ecco, parlavamo di Uriah Heep e infatti è arrivata la richiesta. Questa è l'ultima telefonata però, qui lampeggia tutto ragazzi, io non mi ricordo quale delle due. La due dici? Vediamo un po'. Pronto? Pronto. Quella, voce squillante, chi sei? Ciao, sono Angelo di Ponteranico, in provincia di Bergamo. Angelo, non hai lavorato tu oggi? Sei bello vispo proprio. Ehi, magari. Hai lavorato anche tu, Angelo? Sì. Ecco, allora ci ritroviamo qui la sera, ci rilassiamo un po' ascoltando la musica che piace a noi, che piace a voi. Quindi, la tua richiesta. Senti, volevo fare una domanda a Pino Scotto. Prego, dimmi. Io sono nato con la musica però negli anni 70. Sì, quella buona. Volevo chiederti, la band piace di i Rolling Stones, per quanto tempo suoneranno ancora questa band? Mi ha fatto partire per tanti anni, è la migliore che c'è, tantissimi a livello mondiale e resistono ancora, insomma. Resistono ancora. Adesso dicevano che Mick Jagger e Keith Richards hanno fatto pace un'altra volta. Mick Jagger ormai è diventato un commercialista, Fa affari, eh? Comunque dal vivo è sempre una bella band da vedere, specialmente per le nuove generazioni. Sì, ma gli altri non è che ho anche visti nell'82. Li ha visti nell'82? Torino. A Torino. C'ero anch'io e c'erano i Living Color come supporter. C'ero anch'io allo stadio. Io ero nato. Ha visto quando l'Italia vinceva 3-1, ti ricordi? Bravo. Vabbè, Angelo, è sempre bello ricordare questi momenti. Oh, sono passati 30 anni, eh? E sembra niente, eh? La musica rock ce l'ho ancora nel sangue. Bravo, Angelo. Continua così, da Angelo. Ponteranica, lui è le prime montagne bergamasche, Angelo abita lì. Va bene, Angelo, ciao. Grazie. Ciao, Angelo. Dai. Ciao, buona serata. Ciao. Allora, dai, ultimissima, perché sono davvero tanti. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei? Sono Martina. Martina, da dove ci chiami Martina? Mi chiamo da Castiglione. Castiglione da? Delle Stiviere in provincia di Mantova, molto bene. Allora Martina, ti piace la musica rock? Sì. Ciao Martina. Qui c'è Pino Scotto che se ne intende chiaramente, ma tu hai un artista preferito, hai un gruppo, vuoi fare una richiesta? Ma sì, vorrei il Sympathy for the Devil dei Rolling Stones. The Rolling Stone, il titolo, scusa? Sympathy for the Devil. Sympathy for the Devil. Ok. Bellissimo brano. Grazie. Quanti anni hai, Martina? La voce è molto giovane. 11. 11 anni. Davvero, abbiamo un pubblico variegato questa sera. Ok, Martina, resta con noi fino alle 22, siamo sì, in bambini, diretta. Sti ragazzini sono fortunati perché probabilmente hanno dei genitori che... amano il rock, quello vero. Gliel'hanno fatto ascoltare. Poi hanno trovato Evergreen. Piace a mio papà Raul. Al suo papà, chiaramente. Va bene Martina, grazie per la telefonata. Ciao Martina. Ok. Ciao, buona serata. Grazie. Castiglione delle Stiviere, vicino al lago di Garda. Allora, il video di Pino Scotto, il prossimo che andiamo a vedere... Cioè Morta è la città. Sì, un'altra collaborazione. Questo è un video registrato proprio il giorno che quel signore mi ha visto a Gallarate con i Deep Purple. Ah. Quando abbiamo suonato prima dei Deep Purple. È lì. È quella occasione in cui è stato girato il video. Allora ce lo riguardiamo insieme, poi di nuovo in studio.
tre quarti d'ora in diretta, telefonate, musica e via dicendo. Vai regia! Non distruggere i nostri televisori. Ma poi tanta, qualcuno mi ha mandato qualche messaggio a Rock TV, dice, ma con la crisi che c'è continua a sfasciare televisori. Ragazzi, quelli sono televisori già rotti, non vi preoccupate. Anche perché chissà quanti hanno cambiato il televisore adesso col digitale terrestre. Quei vecchi televisori li sono buttano. Sono televisori, addirittura siamo andati in un capannone a fare il video con i Club Dog, no? Di Pinocchio. Abbiamo trovato in mezzo alla spazzatura un televisore proprio tipo quelli da studio. Sì. Abbiamo collegato il cavo della e andava. Se ne erano disfatti proprio perché non lo volevano più. Praticamente. Sì, ma poi non era un televisore, era quelli che usano negli studi. Per lavoro, negli studi. Sì, 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 sì. Monitor. Era un monitor, ecco, era un monitor, bravo. Okay. Ecco. Allora, delle comunicazioni importanti, perché Pino, noi ti abbiamo qui questa sera, per noi è una puntata significativa perché è l'ultima in diretta. L'ultima con le telefonate del nostro pubblico, perché
Chiudiamo con il mese di aprile le dirette e domani festeggiamo, come già detto, gli 11 anni di questa trasmissione, lo facciamo in discoteca. Domani gireremo all'interno della discoteca una puntata che verrà registrata, interviste, spezzoni musicali, momenti così simpatici di una festa. Costruiremo due ore, probabilmente due ore di trasmissione che verrà proposta giovedì prossimo. Giovedì Quindi prossimo. È come se questa fosse la penultima. Però in realtà noi non ci potremo più parlare e sentire per un po' di tempo perché andranno poi le repliche di tante Però mi dicevi puntate. Che le richieste vanno sempre. Le richieste attraverso il numero di cellulare, attraverso Facebook, continuano finché poi Evergreen non diventerà Evergreen Estate in quei mesi caldi. In e riaprite? E riapriamo dopo l'estate. Comunque. È la prima puntata, torno. Ecco. Vengo a parlare del nuovo tour. Va bene, dai, ci organizziamo. Ok, allora ho detto questo, ho detto delle repliche, mi sembra di aver detto quasi tutto. Quindi, stop alle telefonate per un po', parliamo di una richiesta che c'è. Se ti dico Dream Theater, ti piace oppure c'è qualcosa? No, brandi, bravissimi, ma un po' freddi, troppo tecnici. Sì. Sì, sì, troppo tecnici. Noi vogliamo accontentare la richiesta di Comunque, Stefano Comunque non di si discute, non si discute, grandi musicisti. Ok, Stefano di Brescia ci scrive un SMS. Si definisce un rocker e quindi è capitato nella trasmissione giusta, nella sera giusta. Vorrei vedere un video dei mitici Dream Theater. Take the time, siete sempre mitici, ma oggi lo siete di più. E grazie a Pino Scotto, naturalmente. Quindi mitici. Grazie a voi. Grazie anche a te, Stefano di Brescia, che ci hai fatto questa richiesta. Quindi subito video e poi accontentiamo qualche telefonata. Vai. Ebbene sì. Allora, noi la domenica non ci sono messaggini che tengono, eccetera. Si fa uno speciale ogni domenica dedicato o a un interprete, a un gruppo. Domenica tocca ai Queen, come abbiamo visto. E è uno speciale, ma ancora più speciale, perché si tratta di un concerto, di un live dell'82. Dell'82. Quindi, per gli appassionati, so già che sul social network, su Facebook, sta girando alla grande l'invito, tante partecipazioni, perché è una cosa unica che si vede raramente in TV e quindi noi la proponiamo domenica alle 20 e in replica alle 24, quindi non mancate, amanti di Freddie Mercury e dei Queen, naturalmente. Detto questo, facciamo mente locale, perché mi dicono sempre tante cose. Telefonate, ecco. No, questo succede quando sta per partire il video. Allora, sì? Pronto? Tocca a te, ciao, chi sei? Pronto. Pronto, ciao, sono Claudia. Da dove, Claudia? Da Giussago. Giussago? Sono la mamma dell'Enea, il bambino che ti ha chiamato prima. Ah, sì, la mamma dell'Enea. Una mamma rock. Ciao. Ah, bene, bene. A casa nostra si ascolta solamente musica rock. Tuo figlio ha richiesto i Megadeth. Sì, ha richiesto i Megadeth, però io voglio fare un'altra richiesta per me. Sì, sentiamo. Visto che lui è nato ieri, ma io ho fatto qualcosa anch'io 11 anni fa. Beh sì, per metterlo al mondo. Di avere bisogno anch'io di una dedica. Va bene, te la meriti tutta, perché sei mamma, chiaramente ti sei data da fare 11 anni fa. Come berrende i Guns N' Roses. Sì, ma ti sei anche divertita comunque. Sì, beh, mica tanto, è 22 ore. Ah, ti ricordi tutto, giustamente. Allora, tu vuoi vedere i Guns? Pino, sei forte, eh? Grazie, grazie. Senti, ma noi vogliamo venire a casa vostra, che c'è questo clima di festa. Va bene, dai, Claudia. Sì, siamo tutti e tre metallari, qua. Bene, bene, fa piacere, dai, ci sono delle famiglie intere di metallari. Ok, Guns, ma il titolo del brano? Solo ancora una cosa, grazie che ci siete, perché è una bellissima trasmissione la vostra. Questo mi fa molto piacere, tra l'altro lo speciale Rock the Night è, insomma, in diretta con Pino Scotto è raro, quindi hai trovato davvero la sera giusta, però tu sai che tutte le sere dalle 10 alle 11 c'è rock, con il nostro Rock the Night quotidiano. Perché vi abbiamo scoperti, vi seguiamo volentieri. Bene, 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 non cambiare mai canale allora. Cioè ogni tanto guarda Rock TV, giusto? Se hai il decoder e hai Sky. Va bene? Grazie! Ciao, ciao Claudia, ciao Claudia, ciao Enea. Ciao, ciao. 11 anni. Benissimo, continuiamo dopo la famiglia metal del pavese, Giussago o Giussano, adesso non lo so. Pronto? Pronto, ciao, sono Rosario da Sedriano. Rosario, ciao Rosario, da Sedriano è in provincia di Milano invece. Sì, ascolti, io volevo salutare Pino. Ecco. Ciao, ciao. Io mi ricordo all'epoca che lui aveva fondato i Vanadium. All'epoca, sì. Perché li ha sciolti?
Bella domanda. Non ho capito. Perché hai sciolto i Vanadium? Hai sciolto i Vanadium? No, non l'ho sciolto io, i Vanadium. I Vanadium eravamo arrivati a un punto dopo 10 anni, perché in poche parole era fallita la Durium, la nostra etichetta, perché un grandissimo pezzo di M si era comprato la Durium e ha combinato così imbroglia ma di essere umana, massa di ladri. E eravamo in difficoltà e abbiamo detto lasciamo perdere. Poi era già un periodo, 10 anni assieme, Succede. Sono tanti, 10 anni. 10 anni assieme, gli Iron Maiden sono 40 anni che stanno assieme, caro mio. Come fanno a non rompersi i coglioni, non l'ho ancora capito io. Sulle Vanadium, dai. Dai Rosario, dai, la tua domanda l'hai fatta. E la musica invece, cosa ascolti, cosa vorresti ascoltare? Ho detto, mettimi un pezzo dei Vanadium oppure degli Iron Maiden. Degli Iron Maiden, ma non abbiamo niente, mettiamo Iron Maiden. Sì. Allora, facciamo una roba, siccome ho visto che un ragazzo ha chiesto un pezzo con Paul Di'Anno prima su... Sì, sui messaggini. Accontentiamo per due piccioni con una fava. Sì, quindi lo scegliamo dopo, dai. Un brano però con Paul Di'Anno, Ciao Rosario, grazie. Brachild, se ce l'abbiamo, che è un brano bellissimo. Poi ne parliamo, anche perché abbiamo una mezz'oretta. Ciao Rosario, alla prossima. Ciao, se n'è già andato. E vediamo un po' chi c'è in attesa sulla linea 1. Pronto? Pronto, ciao Gianluca, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Sono Fabio. Da dove ci chiami, Fabio? Ti chiamo da Segrate, un saluto a Pino. Ciao, ciao Fabio. Dici tutto. Allora, diciamo, io Pino l'ho conosciuto una trentina d'anni fa. Una volta noi metallari eravamo abbastanza, come si può dire, ghettizzati. Ci siamo visti, facciamo... all'Hard Rock, al Punto Rosso che c'era in centrale, lì si andava a ballare. Punto Rosso in via Plinio. Cosa? Erano gli anni 70 quelli, altro che 30 anni fa, anche di più. Io ne ho 46, perciò io ero più... Mica, eri un bimbo, eri un bimbo. Allora, mi farebbe piacere a me sentire invece un pezzo di Vanadium. Prima sentivo qualcosa, però essendoci la differenza del digitale, non riuscivo. Mi piacerebbe sentire Don't Be Looking Back, io ritengo che sia una delle vostre più belle. Non so se ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, mi spiace. Abbiamo i Vanadium? No. Non lo so, non l'abbiamo mai chiesto, sottoposto alla regia. No. Noi abbiamo la roba nuova di Pino Scotto. Lo so che sono richieste difficili, che sono passate a quell'epoca, in quei locali lì si sentiva Anvil, si sentivano, non so, altri... Saxon! Bene. Ne avete sicuramente, perché a me, io vedo le vostre trasmissioni sempre e sono quelle che fanno vedere i filmati migliori, almeno per uno della mia età. Grazie, questo ci fa piacere. Potete trovare qualcosa di moderno, io amo molto i Trivium. Sì. Indietro, oppure gente che è stata ospite da Pino nella sua trasmissione di Satellite, tipo Martongelli, tipo Tricks or Treat, cioè... In Italia adesso realmente facciamo del grossissimo metal. Ci sono delle grosse band in Italia, purtroppo in questo paese c'è solo X Factor e Amici. Andiamo stasera bene. Prima di uscire c'era grande serata di Amici, una cozzaglia di merda proprio, hai capito? Un impasto c'era proprio. E comunque Pino, all'epoca in una trasmissione avevi parlato di una sottoscrizione, se ognuno che ama l'heavy metal, soprattutto quelli storici per dire così, sottoscrivesse 1 euro, si riuscirebbe a fare un'enorme casa discografica. Sicuramente. Mai come adesso abbiamo realmente dei musicisti. Io l'ho detto, io vorrei avere la metà dei soldi di Vasco Rossi e Ligabue. Mi farei una televisione, una radio, un booking, un'etichetta, un giornale e glielo metterei a tutti. A tutti quei barboni che usano la musica solo per fare soldi. Comunque, vabbè, vi ringrazio veramente, mi ha fatto molto piacere parlare con voi. Grazie ciao, Fabio, ciao, grazie ciao a te Fabio. Per le tue parole. Alla prossima. Bene. Allora, ecco, abbiamo affrontato anche la prima serata di Canale 5. Abbiamo mandato a fanculo Amici, sì, X-Factor. Ormai. Tra l'altro poi con la storia di Belen, Corona, quella che ha vinto Sanremo, è stata la notizia della settimana. Vabbè, allora, a livello di musica invece... Lo sapete che Belen ha fatto arrivare pure la sorella in Italia adesso? Sì, c'è una sorella simile, diciamo, quindi... Ha detto un paese di stronzi, dove lo trovi come farà questo? Farà carriera. Ha fatto venire la mamma, la sorella. Farà venite, carriera. Venite, che qua sono tutti stronzi. Allora, ragazzi, qui con la musica andiamo... Io non mi ricordo più in ordine il video, il prossimo video... Esatto, perché... Ah, ecco, U2.
U2, esatto. Allora, Rosy di Milano, ecco, una delle donne che ha chiamato a inizio trasmissione, richiedeva With or Without You, e quindi noi ce la riguardiamo insieme. Rosy, che ci chiamava dalla provincia di Milano. Ecco il tuo video. Lo faresti? Eccoci qua. Allora, adesso, Pino, sai che siamo interattivi, perché ci vuole anche questo. Tutti hanno un computer a portata di mano, un telefono cellulare, per andare anche su internet a navigare, contattarsi, scambiarsi opinioni, come su Facebook, sulla nostra pagina che è frequentatissima da migliaia di persone e che adesso noi andremo a visitare insieme. Ed eccola qui. Allora, io non l'ho ancora capita, sta pagina il diario. Si è trasformata in diario, attenzione, si carica in tempo reale. Ecco, dovrebbe uscire una bella fotografia. Quando volete, con calma, forse c'è stato un problemino. Qui, pannelli. Pino, ci siamo. Attenzione. Questa è la copertina, quindi la nostra festa domani sera, lo sappiamo, la discoteca si chiama Impero, è tra Casa Pustellengo e Codogno, dalle 10:30, musica con Beppe Barbati e tanti amici, disc jockey anni 70, 80, 90 e anche un po' di musica rock da ascoltare e da ballare. Siamo in onda ora con la nostra trasmissione, Rock the Night, 8612 mi piace sulla nostra pagina e troviamo su questa grande bacheca tutti i vostri messaggi, i vostri consigli, i video, le vostre richieste. Parlano della festa di domani. Eh sì, è attesa. Sarà una bella serata. È attesa davvero questa festa, si festeggia un compleanno. Peccato che suona, se no sarei molto volentieri. Devi fare un giro, Pino, era una bella occasione per incontrare la gente e sicuramente per te sarebbe stato un vero e proprio bagno di folla, come si suol dire. Allora, facciamo un po' di musica, visto che il tempo scorre inesorabile. Telefonate? No. Ah, in Megadeth. Allora, andiamo a prendere e a salutare. Enea, 11 anni, sai che ha chiamato anche la mamma? Ecco, allora Enea prima, che ha chiamato per primo, aveva richiesto i Megadeth. Megadeth. Il titolo Symphony era... Symphony of Destruction. Esatto, è proprio questo. Quindi, Enea, questo è il tuo momento, immagino che tu sia ancora sveglio, quindi guardiamoci insieme il tuo video. Quando passo di lì alle 4, quando è tutto chiuso... Lo stiamo raccontando... No, parliamo all'angolo sì. Col Black parliamo di locali. C'era il Rolling Stone, il corso 22 marzo, che è chiuso. All'angolo qui c'è Viale Umbria, c'è il Plastic e poi c'è questo locale nuovo, si chiama Black Hole. Ecco. Buco nero. Poi c'era la stazione lì di Porta Vittoria, hanno buttato giù tutto. Sì, è vero. E stanno facendo una mi sembra che fanno una biblioteca, una delle più grosse biblioteche di Europa. Meno male. È qualcosa di utile. Esatto, e basta supermercati. Allora, parlavamo quindi di locali dove si può ascoltare musica, ci sono serate anche con generi musicali che vi possono interessare. Ma locali a Milano dove si può sentire musica, i piccoli club, c'è il Rock and Roll di Via Zuretti in centrale, sì, dove fanno suonare tantissimi gruppi di giovanissimi. Infatti anche il nostro Andrea su in regia frequenta questo locale, mi ha detto. Poi c'è lo Zoo a Baggio. A Baggio, un altro locale, poi cos'altro c'è? Non so cos'altro ci sia. Vabbè, ascoltiamoci una tua canzone. Pino. È rimasto più niente. Rimane comunque poco, dicevamo proprio ci ascoltiamo qualcosa di vecchio, sì. Questo progetto che avevo fatto insieme a Steve Angertal, che si chiamava Fire Trails, questo è il secondo album, ci ascoltiamo Spaces and Sleeping Stone. Eccolo qui.
Eccoci qua. Allora, rapidamente perché poi abbiamo... Cosa ne pensi del concerto? No, no, adesso non parliamo del concerto del primo maggio, che non è il caso. Non è il caso, guarda. Allora, abbiamo dei ragazzi presenti in studio come sempre, perché quando ci sei tu abbiamo anche un po' di pubblico, che non è previsto nel nostro studio, ma c'è, perché si ricavano un po' di spazio. E quindi cosa vogliamo fare? Loro ci richiedono questo. Hanno richiesto questo brano di System of Down, che secondo me ecco. È una delle band, sono armeni, una delle band più interessanti di questi ultimi anni. Sarà anche perché sono anche giovanissimi. Anche il cantante ha fatto un album solista bellissimo. Bene. Ci ascoltiamo? Toxicity. Eccolo che arriva. Bene, dobbiamo tagliare, Pino. Però i ragazzi li abbiamo accontentati, loro sono contenti. Sicuramente. Ti hanno portato anche l'acqua. Minchia, sono volate 2 ore. Sì, il tempo vola davvero. Poi tante telefonate, abbiamo parlato un po' con il nostro pubblico che si è avvicinato. Invece quando andavo in fabbrica a lavorare il giorno non passava mai. Vedi. Allora, Pino Scotto lo trovate, comunque diciamolo anche in chiusura, ha una sua trasmissione televisiva dove dialoga. Sicuramente, su Rock anche... TV tutti i giorni, database alle 14, alle 15 e alle 20 di sera. Bisogna essere abbonati a Sky però, naturalmente, quindi avere Sky, avere il decoder, eccetera. Rock TV. I primi di maggio trovate il mio nuovo album nei negozi, Codici KO. Domani sera da Padova parte il nuovo tour e che vi devo dire? Fratelli. Sì, col digitale, ho rallentato. No, ultimo video di grazie, questa sera. Grazie. Ci siamo, grazie a te, Pino. Grazie a voi. Di essere tornato. E ce l'avevi piacere. Promesso e sei tornato davvero. Un piacere. E poi ogni volta che viene ci prometto un altro ritorno. Sicuramente. E l'ha detto per la prossima stagione. Alla riapertura parleremo del nuovo tour. Molto bene. Allora, ci ispiriamo anche a una richiesta di Rosario Di Sedriano, che era abbastanza critico, diciamo, musicalmente parlando. Iron Maiden, chiudiamo con questo. Chiudiamo con i Maiden, Woman Uniform. Stay allora, rock. Ah, ecco, la replica di questa puntata domenica dalle 10 alle 12. Ciao Pino, grazie ciao, mille. Ciao e a alla tutti. Prossima. Ciao, adesso possiamo nuotare. E la festa di domani, ciao. Ci tuffiamo, ciao.